Benvenuti a questa puntata di Science at Home. Oggi proveremo a preparare un indicatore di pH. È un esperimento classico della scienza di cucina e parte tutto da un cavolo rosso. Per realizzarlo avremo bisogno anche di un recipiente per eseguire la cottura del cavolo, un colino per poter filtrare il tutto e un recipiente invece, una bottiglia in cui conservare il nostro indicatore di pH. E partiamo adesso con la prima fase, ovvero tagliare il cavolo in piccole parti. Dopo aver tritato il cavolo, prendiamo i ritagli che abbiamo e li poniamo all'interno del recipiente e successivamente riempiremo di acqua la pentola fino a ricoprire il cavolo rosso. Dopo questa operazione procediamo con il spostare la pentola sul fuoco e cuocere quindi il nostro cavolo. La cottura del cavolo rosso ci permette di estrarre le antocianine che ne determinano il caratteristico colore violaceo. Queste sono molecole che a livello del mondo delle piante sono molto diffuse, determinano la colorazione di vari fiori, frutti, ma anche foglie. Il nome stesso, antocianina, deriva dal greco anthos kianeos e significa fiore azzurro. E tale molecola risente delle caratteristiche esterne e la sua struttura varia proprio in funzione anche, ad esempio, del pH. Al variare della struttura, la molecola assume anche delle colorazioni differenti e proprio su questo andremo a giocare per costruire il nostro indicatore. Una volta lasciato raffreddare il cavolo bollito, procediamo adesso con il suo filtraggio. Poi il filtrato lo versiamo all'interno del recipiente. Abbiamo così finalmente ottenuto il nostro indicatore di pH. Questo ci permetterà di individuare qualitativamente l'acidità o la basicità di una sostanza. Ma cosa vuol dire essere acido o basico? Rifacendoci alla teoria di Arrhenius, in maniera semplificata possiamo definire una sostanza acida come una sostanza che va incontro a una dissociazione che rilascia ioni idrogeno, praticamente dei protoni, mentre invece una sostanza basica è una sostanza che dissociandosi rilascia degli ioni ossidride. Per definire quantitativamente il livello di acidità o basicità fu introdotta la scala del pH, che altro non è che il cologaritmo della concentrazione molare degli ioni idrogeno. Questo vuol dire che è l'opposto del logaritmo di tale concentrazione. E prendendo una sostanza come l'acqua a temperatura ambiente, questa va incontro alla dissociazione, che in ugual misura determina degli ioni idrogeno e degli ioni ossidride. La concentrazione che può essere registrata in queste condizioni è di 10 alla meno 7 molare per gli ioni idrogeno. Questo vuol dire che avremo pH pari a 7. Partendo da questa situazione di neutralità, man mano che la concentrazione degli ioni idrogeno aumenta, abbiamo dei valori di pH sempre più bassi e questo significa una caratteristica sempre più acida della sostanza misurata, mentre invece dall'altra parte avremo che aumentando il valore del pH avremo una diminuzione della concentrazione degli ioni idrogeno e delle sostanze con caratteristiche sempre più basiche. Adesso andremo a valutare l'acidità o la basicità di alcune sostanze utilizzando il nostro indicatore di pH e le sue variazioni di colore. Succo di limone. Aceto. Acqua gassata. Acqua, acqua e zucchero,
Acqua e bicarbonato di sodio. Candeggina. E questa quindi è la nostra scala cromatica, che va dalle sostanze più acide, passando per quelle neutre, fino a raggiungere quelle più basiche. Questo è dovuto alla differente risposta delle antocianine nei confronti di ambienti a differente acidità, che permettono di ottenere tutte queste colorazioni. Con l'indicatore di pH residuo potete anche preparare dei fogli di carta con cui realizzare delle personali cartine al tornasole. Spero che questo esperimento vi possa essere piaciuto, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima puntata.